Buonasera, benvenuti a un nuovo numero di Replay. Da questi studi abbiamo vissuto tanti momenti belli inerenti al Pescara, momenti di difficoltà. Questo è sicuramente il momento più difficile dell'ultimo decennio, dopo la sconfitta subita venerdì al Bentegodi contro il Chievo. Il Pescara vede appeso ad un filo la sua salvezza nel campionato cadetto. È difficile un po' per tutti esprimere giudizi, sono sentimenti che riguardano l'aspetto passionale, l'aspetto professionale. Un po' tutti stanno dando dei giudizi, dei pareri, c'è tanta sofferenza, tanta rabbia sportiva ovviamente per quanto sta accadendo intorno al mondo del calcio. Molti diranno, beh, vabbè, tanto ci sono problemi più seri, ma parlando di sport, parlando della sfera di cuoio, vengono a galla tanti principi che poi possono essere smentiti dai fatti. Il Pescara aveva conquistato la sua salvezza sul campo, probabilmente anche non meritandola, ma a 2 minuti dalla fine è arrivato quel gol di Garritano, dopo che le radioline ci avevano dato delle belle notizie. E a quel punto è crollato addosso il mondo intorno al Pescara. Pescara che aspetta ancora il giudizio del giudice sportivo per quanto riguarda la vicenda Trapani, attualmente il playout con il Perugia di Massimo Oddo, ma vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Un'analisi completa, è difficile farla perché ci sono in bilico ancora tante situazioni, anche questa decisione di aspettare il 6 di agosto per vedere il responso sul ricorso del Trapani, la dice lunga sul fatto che la giustizia sportiva ancora non trova una giusta dimensione. Comunque, analizzeremo con i nostri amici tante vicende. Vado a salutare subito in piattaforma Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Saluto con piacere Ciao Vito, anche ciao. Daniele Barone di Sky. Buonasera Daniele, ben ritrovato. Un Ciao, saluto anche a buonasera. Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, tra poco avremo Salve a subito tutti, i buonasera. primi collegamenti con altri amici, qui in studio con me c'è sempre Andrea Costantini, reduce Ciao dalle Enrico. maratone di Diretta Stadio. Diamo le ultimissime, in particolare in casa Perugia, dove sono state davvero delle ore roventi, perché già sabato sembrava che la posizione di Massimo Oddo fosse segnata, e lo era, perché la decisione del presidente del Perugia Santopadre era quella di esonerare di nuovo Massimo Oddo dopo la sconfitta di Venezia. Invece Massimo Oddo resta sulla panchina del Perugia perché non si sono trovate alternative. Stefano Colantuono ha detto no, sembrava fatta per Walter Alfredo Novellino che aveva dato inizialmente la sua disponibilità e tale è rimasta fino alla seconda serata di ieri. Poi all'improvviso il dietro fronte di Novellino, Cosmi non è stato ripreso in considerazione e insomma il Perugia si è trovato senza un allenatore da mettere al posto di Massimo Oddo. E dunque questa mattina Oddo è stato richiamato dal presidente Santopadre, gli è stata riconsegnata la squadra ed è partito per il ritiro di Cascia dove ha diretto l'allenamento delle 18:30. Non solo, il Perugia non avrà a disposizione per le due gare di play-out il difensore Angella che è squalificato per 2 giornate, ma anche un altro difensore centrale, Slobodan Rajkovic, che proprio questo pomeriggio ha rescisso il suo contratto con il Perugia. Mancherà quasi certamente anche il difensore esterno di Chiara che ha riportato uno stiramento nella gara contro la Cremonese. Ricordiamo anche, ma la notizia è di sabato, che la gara d'andata di play-out è slittata. Non si giocherà venerdì 7 agosto, bensì lunedì 10 agosto, proprio perché c'è attesa per l'esito del verdetto del CONI, il ricorso presentato dal Trapani per avere tolta la penalizzazione di 2 punti.
punti o almeno di un punto. Ebbene, proprio per questo motivo la Lega di Serie B ha dato qualche giorno di distanza rispetto alla data del verdetto. Dunque, se il Pescara dovesse giocare il play-out, la gara d'andata si disputerà allo stadio Adriatico Cornacchia lunedì sera 10 di agosto alle ore 21, return match invece il 14, resta confermata la data del match di ritorno, 14 agosto alle ore 21 al Curi. A te. Ringrazio subito Maurizio da qui in regia. Allora approfittiamo di sentire subito i primi pareri su quanto sta accadendo intorno al Pescara, perché sono ore di grande preoccupazione, ormai la fiducia sulla salvezza va scemando un po' per tutti. Tutti sul banco degli imputati, a partire dalla società, dai tecnici, dalla squadra. Ci sono poi responsabilità che vengono attribuite ad altri fattori ambientali, però ognuno può dire la sua, soprattutto in questo momento particolare. Voce al più esperto di tutti noi, Totò De Leonardis, che in passato abbiamo vissuto anche insieme a Daniele altre esperienze amare. Non è che ci abbiamo fatto il callo, ma quando arrivano notizie così negative è come se fosse sempre la prima volta, no Totò? C'è sempre tanta rabbia. Ma sì, c'è tanta rabbia, anche perché purtroppo è un finale che non nemmeno arriva in attesa, nel senso che questi timori abbiamo cominciato ad averli già con l'ultimo cambio in banchina. Questo è stato un campionato veramente che è andato scemando man mano che si andava avanti, si andava sempre peggio, nel senso che la squadra continuava a smarrirsi. Noi non l'abbiamo più ritrovata, se si fa eccezione alla partita vinta con la Juve Stabia. Poi è stata, diciamo, una mezza delusione o una delusione completa di partita in partita, fino a ritrovarsi in una situazione di questo tipo, con questi play-out che nessuno avrebbe immaginato. Anzi, vorrei ricordare che dopo quella vittoria con la Juve Stabia, che veniva dopo una lunga sosta, si ricominciò a parlare di play-off possibili, perché era la verità, perché la squadra aveva dato una risposta eccezionale che nessuno si aspettava, nonostante poi l'abbiamo capito dopo, visto l'andazzo che ha avuto la Juve Stabia, poi che è stata crollata, era già arrivata la frutta. Noi ci siamo arrivati piano piano fino a questa partita scioccante di Coltivo Verona, con una squadra che è superiore sicuramente, che comunque che non ha dato l'anima per cercare di vincere a tutti i costi. È stata una partita normale dal punto di vista del Chievo come difficoltà, e non a caso si è arrivati fino a 2 minuti alla fine con pareggio. Quindi è grave questo, cioè che noi ci ritroviamo con una squadra che a questo momento non ha più la testa, non ha più squadra, nel senso ci mettiamo tutte anche le scelte dell'allenatore, ci mettiamo il rendimento dei giocatori, però la realtà è questa: il Pescara che si appresta a giocarsi la salvezza, speriamo appunto, se viene bocciato il ricorso del Trapani, con una squadra che in questo momento non c'è, e questa è la preoccupazione maggiore in questo momento. Si può guarire in 7 giorni? Non lo so, io non, magari mi auguro di sì, però sono abbastanza pessimista per quello che ci sta facendo vedere questa squadra. Certo. Daniele, cosa prevale per un pescarese che segue le vicende della squadra sempre con passione, anche se poi c'è sempre un aspetto professionale da conservare? Cosa prevale in te in queste ore? Condivido il pessimismo, la preoccupazione, l'angoscia, l'inquietudine di Antonio. A parte che poi gli aspetti professionali, da un paio di anni, Enrico, da quando Sky non ha più i diritti della Serie B, sono stati in qualche modo superati, quindi la mia pescaresità è stata palesata anche oltre, voglio dire, quelli che erano gli equilibri a cui ero tenuto fino a un paio di anni fa. Quindi diciamo che in questo momento sto parlando da pescarese, da tifoso, da persona molto dispiaciuta per lo sviluppo di questo campionato. Guarda, io facevo una riflessione qualche ora fa. In questo momento tutti hanno puntato il loro mirino contro Sebastiani. E ti dico che Sebastiani
ha ricevuto fin troppe critiche negli anni in cui forse non le meritava. Sebastiani ha garantito a questa società, a questa squadra, anni di ottima Serie B. È entrato più o meno direttamente in due promozioni in Serie A, una finale playoff persa a Bologna nel modo in cui sappiamo, una semifinale playoff l'anno scorso con Pillon, campionati di Serie A davvero quelli brutti, però comunque il Pescara in Serie A è arrivato, qualche altro campionato meno brillante, però la squadra è stata sempre tenuta a buoni livelli nel calcio professionistico italiano. Questa volta mi sento di dire un po' quello che dicevamo qualche settimana fa, quando di nuovo mi avevi invitato. Mi sembra di poter dire che molte responsabilità sono del presidente, scelte troppo rischiose, troppo avventate, e gli allenatori giovani hanno funzionato altrove. Mi basta ricordare come Roberto Chiuzzi, 40 anni, un perfetto sconosciuto, abbia compiuto un'autentica impresa a Cosenza, per non parlare di Luca D'Angelo, di Dionisi, di Dionigi. I giovani scelti quest'anno da Sebastiani, dal suo staff, non hanno funzionato, non hanno funzionato su Phil. Abbiamo un campionato veramente brutto, sbagliato, sotto tanti punti di vista. Il mercato, un disastro. Non riuscire a portare a gennaio un attaccante che potesse sostituire Iemmello, è vero che ci sono stati dei rifiuti, ma poi andare su Božinov, che è stato, ma cos'è stato Božinov? Io me lo domando ancora. Ha giocato quanti? 5-10 minuti con la maglia del Pescara quest'anno? Ecco, non riuscire a far fronte a queste problematiche, direi che sono tutte responsabilità che vanno iscritte. Mi dispiace dirlo, perché Sebastiani ho difeso momenti. È ovvio. Sebastiani credo che abbia delle responsabilità molto, certo, molto gravi. Che molto ci sia stato un fallimento tecnico sotto gli occhi di tutti, altrimenti il Pescara non sarebbe retrocesso sul campo, perché la classifica di oggi ci dice che il Pescara, certo, è la terz'ultima forza di questo campionato. Quindi tutte le scelte risultano sbagliate, come dicevi tu, dagli allenatori, dal mancato mercato, soprattutto con l'arrivo di un attaccante dopo l'infortunio di Tuminello, e ovviamente poi si pagano a caro prezzo queste decisioni. È d'accordo anche Francesco Di Francesco? Eh sì, per come si fa a non essere d'accordo? Due analisi, oltre a quella tua iniziale, perfette, non c'è molto da aggiungere, così diciamo aspettiamo e qui che si spenga il motore definitivo della macchina che tiene in vita il Pescara, ma dopo 3-4 giorni dalla gara di Verona, francamente... Francesco, perdonami, tanto tu resterai con noi per tutta la durata della puntata, ti devo interrompere perché è entrato in piattaforma, scusami Francesco, il sindaco, sì, di Pescara, l'avvocato Carlo Masci. Grazie sindaco per aver aderito al nostro invito, buonasera, e ovviamente la interpelliamo con la speranza alla vigilia che potesse essere una puntata diversa. Purtroppo siamo qui a commentare una brutta vicenda sportiva con questa sconfitta di Verona e con una retrocessione che rappresenta quasi un incubo per tutti gli sportivi. Ecco, lei oltre a essere un sindaco è anche un grande tifoso dei colori bianco-azzurri. Faccio anche lei la stessa domanda: quale sentimento sta prevalendo in queste ore dopo quanto è accaduto al Bentegodi di Verona? Sì, buonasera a tutti. Ma purtroppo le speranze si sono rivelate illusioni, perché la partita di Verona, che a un certo punto sembrava anche essersi messa bene, perché il Pescara ha resistito fino all'88esimo, però una partita non si può impostare tutta sulla difensiva, perché poi può succedere che all'ultimo minuto una mischia in area provochi il gol della tragedia, perché oggi viviamo tutti quanti un sentimento di sconforto per una tragedia che si è man mano
verificata di fronte ai nostri occhi senza che neanche ce ne rendessimo effettivamente conto, presi dal post lockdown, perché è tutto successo dopo il lockdown. La squadra a gennaio, a febbraio, era una squadra che viaggiava in una condizione di tranquillità e di serenità, poi alla ripresa c'è stato il crollo totale di una squadra che sembrava non avere né capo né coda, ma anche nell'ultima partita di Verona lo ha dimostrato, una squadra rinunciataria che è andata a giocarsi lo 0-0, ma nella maniera forse peggiore, perché chiusi in difesa, alla fine con una squadra più forte come quella del Chievo Verona è successo l'irreparabile. Speravamo nei risultati degli altri stadi che stavano arrivando, concorrenti, ci sono stati tutti i risultati favorevoli al Pescara, ma l'unica cosa che è mancata è il Pescara, questo è il dato reale. Oggi dobbiamo continuare a soffrire e a sperare, e sperare nel Trapani che non ottenga il punto che poi decreterebbe la fine della Serie B per il Pescara, sperare eventualmente nello scontro diretto, degli scontri diretti con il Perugia, sperando in una punta di orgoglio che possa venire fuori finalmente per una volta l'orgoglio pescarese. Ecco Sindaco, anche se è prematuro chiederle oggi, teme delle ripercussioni anche a livello societario con il Presidente Sebastiani che è nell'occhio del ciclone? Ma io mi auguro che non succeda nulla di irreparabile. In ogni caso siamo attenti alle evoluzioni tutti a Pescara, perché la Pescara Calcio è nel cuore di tutti i pescaresi, ma non soltanto dei pescaresi, di tutti gli abruzzesi. Per noi sarebbe un dramma non avere il Pescara in Serie B e soprattutto abbiamo già attraversato momenti difficili con retrocessioni varie, anche con fallimenti societari. Quindi io mi auguro che questa situazione non si ripeta, perché sarebbe veramente il dramma nel dramma. A oggi non ci sono queste avvisaglie, speriamo che non appaiano. Certo. All'orizzonte con situazioni che rotolano una dietro l'altra. Per adesso pensiamo a salvarci, certo. A salvarci, ma purtroppo non dipende solo da noi, non dipende soltanto dalle gambe dei nostri giocatori, non dipende solo dall'allenatore, ma dipende da tante condizioni su cui non possiamo dire nulla. Bene, una riflessione a testa con i nostri amici, iniziamo con Totò De Leonardis, poi Daniele Barone e Francesco e poi lasciamo il sindaco che ha ancora tanti impegni nonostante questo orario serale. Totò. Ma riflessione in generale dici su... No, con il sindaco, certo, se vuoi qualche curiosità, se vuoi chiedere qualcosa in prospettiva. Ma in prospettiva il problema è che qua nei momenti peggiori della Pescara Calcio c'è stato sempre un intervento del Palazzo di Città, insomma, mi ricordo dalla quarta serie di Don Rosati in poi. Io mi auguro che questo non ci debba essere, nel senso che comunque la società deve avere una continuità al di là di tutto, perché con tutti i demeriti che può avere Sebastiani nella gestione di questo campionato, perché sicuramente ci sono, altrimenti, ma voglio dire, però il problema, la cosa grave sarebbe una crisi societaria in questo momento, perché non vedo, cioè non è che possiamo aspettare i cinesi o gli americani qui a Pescara, voglio dire, purtroppo la situazione è questa,
la speranza che comunque si possa comunque cadere, se non in piedi almeno in ginocchio, nel senso di gettare le basi per rialzarti, perché è ovvio che è un discorso che va fatto, perché il timore è questo. Bisogna prepararsi a questo facendo i debiti scongiuri, ovviamente, no? Esattamente, perché il pericolo è proprio questo, è inutile, non è che possiamo far finta di niente. Quindi il problema vero, secondo me, è quello che questa società, questa squadra possa avere una continuità, comunque vada a finire questo campionato sciagurato, con tantissimi errori, però vorrei sottolineare comunque che la gestione Zauri è stata sicuramente la meno peggio, anzi, restiamo nel discorso societario, poi torniamo all'aspetto tecnico con il sindaco. Il sindaco è d'accordo sulle valutazioni fatte da De Leonardis, che ovviamente con la sua esperienza ricorda anche il passato e quanti ne sono passati qui a Pescara, no sindaco? Abbiamo visto di tutto, sembrava che in questi anni avessimo trovato una tranquillità societaria anche in mezzo ai marosi che a Pescara ci sono sempre stati. Speriamo che questa barca possa proseguire il cammino, non dico in tranquillità, ma trovando il giusto equilibrio. Devo dire che Sebastiani in questi anni comunque ha mantenuto la squadra anche in mezzo a tante critiche, quindi vediamo. Non dobbiamo non evidenziare il fatto che comunque il coronavirus ha inciso, perché il lockdown ha cambiato gli scenari dei campionati di Serie A, di Serie B. Si è visto che alcune squadre hanno affrontato meglio la ripresa e altre invece che sono state penalizzate e si sono affondate, e il Pescara purtroppo ha subito questa conseguenza devastante in termini di punteggio. Ecco, Daniele Barone, tu conosci bene il sindaco di Pescara, sai quanto è... Ciao Daniele! Buonasera sindaco! Ovviamente non deve essere una difesa d'ufficio verso il presidente Sebastiani, perché come dicevamo prima il fallimento tecnico è sotto gli occhi di tutti, però è anche vero che l'altra faccia della medaglia ci presenta un Sebastiani garante del calcio pescarese. Non so Daniele se vuoi chiedere qualcosa al sindaco. No, io sugli aspetti legati strettamente alla figura, al lavoro di Daniele Sebastiani, credo aver detto già prima, cioè i meriti di Daniele sono tanti, sono ampi e vanno riconosciuti, ha mantenuto la squadra a livelli importanti in mezzo anche ad un coro quasi unanime di critiche. Il Sebastiani vattene che risuonava dalla curva è stata la colonna sonora di tutti questi anni, nonostante il Pescara facesse dei buoni campionati, tornando in Serie A, risfiorando la Serie A. Ma a questo punto chiedo al sindaco, ipotizziamo che la stagione finisca purtroppo male, ipotizziamo che Sebastiani, amareggiato, contestato, decida di mollare. Il mondo imprenditoriale pescarese è del nostro territorio, sindaco, lei che lo conosce così bene, il tessuto commerciale, industriale, ecco, imprenditoriale, sarebbe pronto a prendersi sulle spalle questo impegno di entrare in società? Lei sente, sa, conosce imprenditori, uomini d'Abruzzo pronti ad entrare nel Pescara? Il problema non è se c'è qualche imprenditore che è pronto o che ha la possibilità, perché sicuramente ci sono imprenditori in Abruzzo che hanno le potenzialità per prendere la squadra del Pescara e portarla anche a buoni campionati di Serie B con qualche puntata in Serie A come ha fatto Sebastiani. Il problema è la volontà. È questo forse che manca a Pescara oggi, un imprenditore che abbia la volontà di cominciare un cammino con il calcio e nel mondo del calcio per fare in modo che la squadra del Pescara continui a essere la squadra dell'Abruzzo, un po' la vetrina della nostra regione. Sebastiani lo ha fatto pur non avendo potenzialità
che permettessero livelli di Serie A, però ha avuto delle combinazioni anche dei giocatori che hanno permesso che il Pescara esplodesse con la gestione Zeman e poi con quella di Oddo, che hanno fatto in modo che anche un Pescara che non poteva sperare ad avere una Serie A è riuscito a giocare in Serie A, anche se in maniera sicuramente non soddisfacente rispetto al tifo. Ma dobbiamo prendere atto che oggi il calcio è diventato altro, oggi il calcio è gestito dalle multinazionali, è gestito da potentati economici che vanno oltre le singole città e anche le singole regioni. Se un magnate come Berlusconi esce dal calcio è perché dice che in questo calcio occorrono potenzialità ancora superiori, la riflessione va fatta. Noi possiamo fare ottimi campionati di Serie B e fare in modo che ci siano imprenditori abruzzesi che sposino questa fede che è la Pescara Calcio e portino avanti dei campionati che possano soddisfare gli abruzzesi e possano far legale sempre più gli abruzzesi a una maglia e una società che ha sempre rappresentato il territorio. Ecco Sindaco, un'ultima domanda e poi la lasciamo. Ci sono delle analogie con quel periodo del commendator Scibilia? Lei era molto vicino al vecchio sindaco, al compianto Carlo Pace, era quello un periodo quasi simile, di veleni con la piazza che non voleva più la coppia Scibilia-Oliveri. Ecco, ci sono delle analogie con quel periodo, anche se ovviamente qui la contestazione è meno rumorosa attualmente. Ma anche lì sì, sicuramente ci sono delle analogie, anche nel fatto che Scibilia portò il Pescara in Serie A e fu accusato di tutto, poi salvo poi rimpiangerlo successivamente, perché poi c'è stata una riabilitazione piena di Scibilia rispetto alla Pescara Calcio e ai campionati fatti in Serie A, li abbiamo vissuti tutti quanti con grande emozione, con grandi speranze, con grandi sogni. Viviamo lo stesso momento, non con le stesse contestazioni, perché allora la piazza era molto molto rumorosa, la ricordo benissimo. Certo, speriamo che non succeda il Pescara in Serie C, ecco, questo lo voglio dire, perché penso che poi da lì vedremo gli umori veramente della piazza. Va bene, grazie Sindaco, grazie davvero per aver partecipato a questo numero di replay, speriamo ancora con toni forti, lo sosteniamo, di uscire da questo periodo e di risentirci in occasioni migliori. Grazie per aver contribuito. Saluti a tutti. A questo numero, grazie Sindaco. Allora, mi dicono che sta entrando in piattaforma l'agente dei calciatori Dino Zampacorta, però vorrei che intanto Andrea Costantini, buonasera a Dino Zampacorta, lo vediamo inquadrato in questo istante. Buonasera Dino, sei in collegamento con Daniele Barone, con Antonio De Leonardis e Francesco Di Francesco. Allora Andrea, per quanto riguarda le notizie che arrivano da Trapani, qual è la nota più evidente? Hanno anche cambiato l'ufficio legale i dirigenti siciliani, no? La pratica del ricorso Alconi è seguita da un luminare, si tratta del professor avvocato Guido Alpa, che tra le altre cose è il mentore del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e nelle sue mani questa pratica legata al ricorso presso il collegio di garanzia del CONI. In sostanza la linea di difesa del Trapani non è improntata sul mancato o meno pagamento. Che ci sia stato il mancato pagamento è un fatto noto e inoppugnabile, però la linea di difesa del professor Alpa è improntata alla presenza della pandemia, quindi l'emergenza Covid che avrebbe messo in difficoltà il Trapani in quei pagamenti, e per quel motivo i pagamenti degli stipendi e dei contributi sarebbero arrivati in ritardo. Sono arrivati
arrivati in ritardo. Ricordiamo anche che in primo grado il TFN aveva dato un punto di penalizzazione al Trapani, in secondo grado, dopo il ricorso della Procura federale, la Corte federale ha raddoppiato la sanzione, quindi ha dato 2 punti di penalizzazione, e ora con questo ricorso in terzo grado presso il Collegio di Garanzia del CONI, il Trapani spera in un accoglimento totale o parziale, perché anche un accoglimento parziale, quindi la restituzione di un solo punto, manderebbe il Trapani al play-out e purtroppo il Pescara in Serie C. Guido Alpa, il professor avvocato. Bene. Guido Alpa guiderà il ricorso del Trapani. Allora, ci fermiamo solo 2 minuti per la pubblicità e poi torneremo con Antonio De Leonardis, Dino Zappacorta, Daniele Barone e Francesco Di Francesco. A tra poco. FAPA Smart Home Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Torniamo in studio per questo numero di replay. Allora, nella prima parte abbiamo sentito il sindaco di Pescara Carlo Masci, ora siamo collegati sempre con Daniele Barone di Sky, con Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e l'agente dei calciatori Dino Zampacorta. Però avevo interrotto Francesco Di Francesco, quindi dopo la disamina del sindaco per gli sviluppi societari torniamo al calcio giocato. Francesco, tu avevi iniziato un discorso inerente alle carenze dell'organico, se non ricordo male, Francesco. Sì, sì, intuisco la tua domanda perché nella parte finale non l'ho sentita, la voce era a singhiozzo. Intanto saluto Dino che è arrivato con noi in trasmissione. Io mentre mi vorrei prima, sì, si parlava dell'organico, però è inutile ormai tornare a parlare di situazioni affrontate tante volte. Mi viene velocemente da dire che Pescara su 38 gare solo 7 volte in 7 partite non ha subito gol, e questo mi sembra che sia un dato inoppugnabile sulla pochezza in fase difensiva. È vero, come ricordava prima Daniele, che a gennaio non è stato preso nessuno, perché Bocinov, io mi auguro che sia venuto gratis, perché altrimenti c'è da impazzire per un acquisto del genere. E comunque mi aggancio al discorso fatto con il sindaco. Mi sembra che è vero che forse si possono cominciare a fare i preparativi per il funerale, sperando almeno di giocare i play-out, dove il Perugia si può divertire, che con due pareggi per 0-0 o per 1-1, comunque con due pareggi raggiungerebbe la salvezza, e il Pescara una partita la deve vincere. Ma il funerale a Sebastiani io mi auguro di non doverlo fare, ossia mi auguro che, con tutte le critiche che ci sono adesso da fare, concludo, mi auguro che continui a fare calcio, perché a Pescara si sono vissuti anni di buio totale, di arrivi, partenze, miliardari, non miliardari. Mi sembra che ci fu pure un principe o qualche altro fantasma che voleva fare calcio, e poi si stava praticamente bene. Francesco, allora vado da Dino Zampacorta. Dino, ti saresti mai immaginato di arrivare a questa situazione, dopo che c'era stato anche l'ausilio di risultati confortanti venerdì sera mentre il Pescara giocava a Verona, con l'Ascoli che perdeva, con il Venezia che era in vantaggio di 3 gol di scarto, quindi con quel pareggino il Pescara oggi festeggiava la Serie B. Dino. Allora Enrico, per rispondere, intanto saluto tutti gli amici, che, come si suol dire, in questo momento di disperazione cerchiamo di stare uniti almeno noi. Ma allora, per quanto riguarda la tua prima domanda, io ti dico che non mi sarei mai e mai mai aspettato né di doverci giocare nell'ultima di campionato una speranza dei play-out, a questo punto una speranza dei play-out, e tantomeno mi sarei aspettato che un giudice adesso debba dire sì, effettivamente c'è stata la pandemia, insomma, molte ditte non hanno pagato, insomma, mi sembra che è normale che il Trapani non abbia pagato, quindi restituiamo i punti al Trapani e il Pescara retrocede. Quindi questo neanche mi sarei aspettato, temo che vada a finire così, perché basta ragionarci. Se usano il discorso della pandemia, cioè c'è poco da dire, insomma, ci sono tante ditte che non hanno pagato, dipendenti che non hanno pagato, questi sono dei dipendenti, quindi... Scusa Dino. Sì, io credo di sì. Adesso l'unica speranza che abbiamo... Scusa Dino, posso chiederti una cosa, ma perché non sono affatto un esperto di materia legale e giuridica, ma se la pandemia ha impedito al Trapani di pagare stipendi, non mi sembra che abbia impedito ad altre società pagare gli stipendi, cioè le altre società con pandemia compresa gli stipendi li ha pagati o no? Questo è vero, dobbiamo essere obiettivi, quello che dici tu è la sacrosanta verità.
Però adesso io mi metto nei panni di chi deve decidere, che va a vedere un andamento nazionale. Una pandemia non è una cosa normale, è una cosa pandemica che accade una volta, forse mai più nella vita. E ci sono i requisiti per poter aggrapparsi a un qualcosa. Io ho parlato, se non sbaglio, ieri, domenica o sabato, adesso non mi ricordo, con l'avvocato Chiacchio, che conosco di persona. Sinceramente le sue parole non sono state molto confortanti per me, insomma, se dico questo perché insomma ci si può appellare a questa cosa qui. È pur vero quello che hai detto tu, Daniele, ma cioè, è un dato inconfutabile. Ci sono stati tanti, allora i calciatori sono dei dipendenti e i dipendenti sono il 60% della popolazione che lavora in Italia. Molti di questi sono stati messi in cassa integrazione, che gli sono arrivati con enormi ritardi, insomma. È inconfutabile che ci siano stati dei problemi economici sul quale il Trapani si può aggrappare. Io direi una cosa: la speranza che veramente io ho nel cuore è che non vada a finire così, ma se dovesse andare a finire così, so che a Trapani ci sono tanti, tanti, tanti problemi economici e non, che potrebbero non farli riscrivere al campionato. Ma se così è, il Trapani dovesse salvarsi sul campo col Perugia, sarebbe il processo lo stesso. Quindi, tornando alla riflessione iniziale, non ti saresti mai aspettato di fare questo tipo di discorsi. Allora, sì, dimmi. È chiaro che sono stati fatti una miriade di errori, una miriade da parte di tutti, compreso me nel mio piccolo, tutti. Quindi è inutile sparare adesso sul presidente, perché quando si va... Io mi ricordo, eravamo sul pullman lì, quando siamo andati in Serie A, abbiamo girato la città, lì sul pullman volevano salire tutti, no? Adesso è facile scendere. Vabbè, questa quindi, è la normalità però. Sì, però dico, è facile scendere, almeno chi ci capisce un po' di calcio, chi vuole bene a questa città, tipo me, è facile adesso sparare addosso a Sebastiani, è molto facile. E quindi io questo non lo voglio fare e mi auguro che non lo faccia nessuno. Però è inconfutabile che... se andiamo a dare delle percentuali, il numero uno è lui, le percentuali maggiori ce l'ha lui, ma mi ci metto anch'io nel mio piccolo, cioè tutti noi, voi, tu, tutti qua, sono stati fatti degli errori imperdonabili. Poi a gennaio sono stati fatti ancora degli errori, ma nonostante tutto io continuo a pensare che l'organico del Pescara sia un organico, l'ho detto all'inizio campionato, sono venuto da te ospite, se sì. Si trova la registrazione la sentirete, è un organico da metà in su, non da metà in giù, così come era a inizio campionato, lo era anche a gennaio. Poi, se andiamo a parlare, Bocinov che in pratica lavora... No, per capire, ma questo lo chiedo un po' a tutti, tra i tanti errori commessi, qual è stato il più grave? La scelta degli allenatori oppure questo mercato di gennaio che ci ha penalizzato, non tanto per la partenza di Macina, almeno secondo il mio modesto punto di vista, ma quanto per il mancato arrivo di una vera punta. Allora, qual è stata la debolezza, tra virgolette, che non si doveva vedere? Allora, prima Enrico, Daniele, poi torno da te, Dino. Daniele, Dino, poi Totò e Francesco. Daniele. Enrico, vista con la luce di oggi, tutta la situazione sembra, come ricordava Dino, un macroscopico errore o un errore di tutti con varie responsabilità. I due allenatori, guarda, Zauri non stava andando neanche troppo male, come ricordava, credo, non so se Totò o Francesco, però ha avuto problemi interni di spogliatoio, qualcosa si era rotto, ce lo ricordava anche Sebastiani qualche settimana fa, e quindi allora si cambia Zauri, si va sulle grottaglie. Lo abbiamo detto anche questa poche settimane fa, cioè gli allenatori giovani funzionano, possono funzionare, la Serie B di quest'anno ne ha dato ancora degli esempi importanti, ma poi qualche volta invece non li azzecchi. Il mercato di gennaio, perché ridursi all'ultimissimo giorno per provare sul prendere... piatto della bilancia cosa pesa di più? Ma guarda, questa squadra ha maledettamente mancato a livello offensivo. Francesco ricordava i dati difensivi, ma voglio un bene dell'anima a Pippo Maniero, però c'era bisogno di qualcuno che facesse gol. E non aver trovato un sostituto di Tumminello mi sembra una responsabilità molto, molto grave. Dino, anche l'ultima scelta di Sottil risulta sbagliata? Non vorrei parlare di Sottil, volevo parlare un attimo, se mi permettete, un po' in generale, per quanto è il mio punto di vista. 32 anni e mezzo che faccio l'assicuratore nel calcio, un po' di calciatori e situazioni ne ho viste, e ne ho vissute anche queste.
Quindi mi permetto di dire, ripeto, il mio parere. Allora, negli ultimi anni c'è una tendenza di tutti i presidenti a fare un po' tutti da soli. Per me non hanno bisogno né di direttore sportivo né di allenatore, fanno un po' tutti da solo. E può essere giusto, non può essere giusto. Se qualcuno dice i soldi li caccia lui, le firme le mette lui e quindi decide lui, qualcun altro dice il presidente fa il presidente, non ci giriamo intorno e non facciamo falsi monarismi. Allora, detto questo, ovviamente se la tendenza è questa, si punta ad avere, ormai negli ultimi 5-6 anni, tutti allenatori emergenti. Li chiamiamo emergenti, no? Ma a me mi viene in mente che Castori ha fatto 15 partite, una sconfitta soltanto a Pisa al 94esimo e per me ha fatto un miracolo sportivo. Adesso uno potrebbe dire, ma sta pubblicizzando Castori? No, assolutamente no, perché molti dicono che anche sia l'anticalcio. Allora dobbiamo decidere se dobbiamo fare bel gioco e poi rischiare di retrocedere, nel caso nostro non c'è stato né l'uno né l'altro, oppure prendere un allenatore che ti dia i risultati. Guarda caso, Baby Pilloni. Cioè, per dirne uno, ma l'andamento è generale, perché se andate a vedere gli allenatori emergenti, no? Adesso che colpe ne può avere Zauri se è successo quello che è successo nello spogliatoio, che lo sanno tutti? Lui una decisione l'aveva presa, poi per ovvi motivi sono stati dovuti rimettere dentro questi personaggi, insomma, tutto quanto, che io non ho niente contro di loro, io metto anche nei panni del presidente, a un certo punto dice che dobbiamo fare questo e l'altro. Poi è chiaro che bisogna decidere come fare calcio. Io mi ricordo una volta che il presidente era il presidente, prima di parlare col presidente dovevi parlare col team manager e poi col direttore sportivo, poi col direttore generale e forse un giorno riuscivo a parlare col presidente. Oggi i calciatori, e non parlo di Pescara, mi trovo spesso e dico, guarda, devo chiamare Giovanni, Giovanni chi è? Il mio presidente, ma come ci parli tu direttamente? Ma sì, tanto lui siamo amici. Senti, Dino, ti facciamo vedere delle immagini che il nostro operatore Loris Bennato ha registrato a Verona al Bentegodi con Giorgio Repetto, che a fine gara era solo e camminava disperato, ovviamente, per quanto era accaduto. Ecco, sono immagini al buio, ma si vede chiaramente Repetto. E questo discorso è legato anche alla presenza di Repetto, braccio destro di Sebastiani, che forse doveva avere più potere decisionale? Enrico, io in pratica... Ma scusate, quante interviste ha fatto Repetto Bocchetti durante l'anno? Ci rispondiamo da soli, dai. Perché non è stato intervistato Repetto? Ma probabilmente non ha voluto nemmeno parlare, adesso non lo ma so. Ma è tutto l'anno che non parla. Una volta no, io mi riferisco alla partita di ieri. Cioè, adesso a prescindere se voleva parlare o non voleva parlare, il tuo discorso era legato anche a questo, che bisogna dare più spazio alle figure competenti sotto il profilo tecnico? Sì Enrico, è quello che sto cercando di dire, ma non è che non lo fa il nostro presidente, perché io ho la fortuna di conoscere tanti di presidenti, ormai l'andamento è generale, cioè nel senso che il presidente ormai è il presidente, diciamo che ha voce in capitolo, come è giusto che sia, su tutto, anche sull'aspetto tecnico, anche sul prettamente decisionale, prendiamo Tizio piuttosto che Caio per le caratteristiche tecniche, ma ripeto, non è solo Sebastiani, sono il 70% dei presidenti che fanno questa cosa qui. Adesso il calcio purtroppo è cambiato, va in questa direzione, se ne prende atto. Quando si vince, bravo il presidente, quando si perde, tutti sparano sul presidente. Appunto, succede sia nel bene che nel male. Però non mi ha risposto alla domanda di Sottil. Nel momento più delicato, Sottil non doveva neanche accettare le grottaglie, arriva un altro tecnico, un'altra scommessa persa? Devo dire la mia totalmente. Allora, le grottaglie doveva rimanere alla primavera. Sottil non doveva accettare 6 partite al Pescara, perché non hai nessun peso, non hai nessun peso. Cioè, come puoi dire a un giocatore, ora io ti metto fuori rosa, non ti faccio giocare, quando il giocatore sa che fra 3 domeniche vai via? Non hai nessun peso. Le grottaglie con 1500 euro al mese, come poteva parlare a un Del Grosso o uno Scognamiglio, ma senza fare allusioni di nessun genere, o piuttosto che un Magnero, piuttosto che un Bruno? L'allenatore ha un peso fondamentale nella squadra, il peso glielo dà il carisma, l'esperienza, ma soprattutto il potere contrattuale. Chi è d'accordo, Totò? Assolutamente no, facciamo una cosa dei luoghi comuni, voglio dire, mi sembra una cosa folle.
cioè noi parliamo adesso, oramai i presidenti fanno così, ma in che senso ha? Di che stiamo a parlare? Parliamo sempre al solito, andiamo a parlare delle figurine, che sul, cioè del famoso organico che sulla carta è un organico, ma di che state a parlare? Questo è uno sport di squadra, ragazzi, dove deve riuscire a costruire un gruppo. Evidentemente, se non ci si è riusciti, questo gruppo non valeva granché. Se ci sono voluti tre allenatori per cercare di mettere in piedi questa storia e non ci si è riusciti, chiaramente c'è, cioè, problemi grossissimi, non è questo, non è, di chi stiamo a parlare? Cioè, non è che Pescara ci si trova per caso in questa situazione. Sicuramente è stato il primo errore è stato non confermare Pilloni, su questo non ci piove. C'era, cioè, un allenatore di esperienza, come dicevate poco fa, e tutto, con risultati eccezionali per il campionato come era andata. Questo è stato il primo errore. Il secondo errore è stato mandare via Zauri, perché Zauri è stato esonerato quando era un punto dai playoff, però aveva questo famoso problema di spogliatoio che la società non è riuscita a risolvere, evidentemente, perché gli stessi problemi sono emersi dopo con allenatori, diciamo che le Grottaglie non era preparato per questo ruolo, allenatore della primavera, non è questione di guadagno 1500, dipende da quello che c'è in testa, dalla personalità che hai, quindi non sono i soldi che fanno l'uomo o l'allenatore. E così come un errore è stato poi arrivare quando tu arrivi a fare una stagione con tre allenatori, sei morto. Pescara è successo tantissime volte, gli è successo nel 2006-2007 con Ballardini, Ammassalorso e De Rosa, gli è successo nell'81-82 con Malatrasi, Didì e Chiappella, gli è successo nel 2000-2001, una squadra costruita per andare in Serie A, retrocessa, con Delio Rossi, Galeone, Burnici e poi di nuovo Delio Rossi. Poi se tu non riesci a costruire una squadra, a prescindere dai valori che puoi avere, perché sulla carta è chiaro che sulla carta ci stanno, più o meno, non è che Pescara ha costruito una squadra quella che abbiamo visto alla fine. Quello che abbiamo visto alla fine è una squadra che non si poteva presentare nemmeno in quarta set, ragazzi, di che stiamo parlando? E questo è il dramma, la mia grandissima paura, che questa Totò. Squadra, se arriva agli spareggi, è morta già prima di... Chi vuole controbattere? Edino? Stiamo dicendo la stessa cosa, Totò. No, la stessa cosa, però parliamo sempre di queste gaglie di figurine, l'allenatore che non può parlare con Scognamiglio che c'ha 40 anni, si mette da parte, Totò. Così come gli altri senatori, cioè devi avere questa forza, Totò. Se non riesci a costruire un gruppo, una squadra, infatti non Edino sta nessuno, dicendo chiaro. Che il ruolo di leader deve essere quello dell'allenatore, cioè allora, non dirlo. Io ma l'allenatore... Enrico, secondo me, ma la forza gliela deve dare la società, non può essere stiamo dicendo la stessa cosa. Ho capito, esprimiamo male. La forza un allenatore gliela dà la società, dà con mettendo fuori squadra se c'è bisogno di Tizio Cassi e Pronio, e gliela dà col potere contrattuale. Il resto è tutto chiacchiere. Daniele, quindi stiamo dicendo la stessa cosa, ma ti voglio fare una domanda a te, Totò. Allora, è stato mandato Zauri ed io non ne voglio parlare, sono arrivati altri due tecnici. Se andiamo a vedere, tutti gli altri due tecnici arrivati, le Grottaglie e Sottile, hanno commesso, secondo me, gli stessi errori di Zauri. Anzi, secondo me, più gravi ancora, perché cambiavano modulo ogni settimana. Rimischiavano giocatori fuori ruolo, giocatori che da terzino si trovava a fare l'esterno alto. Allora, la domanda è, sono tutti degli imbecilli? Questa è la domanda. Allora, era, scusa se posso ancora rispondere, intanto il percorso di Zauri è stato diverso, era un allenatore privo di esperienza, ha cominciato con un modulo, se ricordate, questo famoso 4-3 senza ali, per cui era quasi impossibile fare quel tipo di gioco, man mano è maturato, ha costruito questa squadra sui suoi errori, voglio dire, non è che l'ha imposto qualcuno, dopodiché gli altri invece... hanno fatto le Grottaglie, è venuto qua a fare esperimenti, cioè la cosa pazzesca delle Grottaglie secondo me è stata che lui ha fatto la partita più bella del Pescara in quest'anno, è stata Pescara Juve Stadio, benissimo, quella squadra dopo 4 giorni a Pisa non c'era più e da lì e le Grottaglie è finito lì perché ha cambiato modulo, ha cambiato uomini, non ha senso. Sottile ha fatto più o meno gli stessi errori, non solo, con l'aggravante di una squadra che man mano aveva perso moltissima autostima. Questa non era più una squadra, ragazzi,
Ma avete visto mai, ma vi ricordate Scognamiglio della passata stagione, 2 anni prima? Cioè, quando è entrato è stato un disastro, perché? Perché l'ha fatto apposta? No, perché okay, non c'era okay, gruppo, Totò, non c'era andiamo coesione, da Daniele. Qua. Daniele, tu volevi intervenire prima, tra poco Andrea sì, Costantini per, farà una perché domanda. Lo accennavo prima, credo che ci sia un esempio che possa rispondere a tutte le nostre domande o forse confonderle ancora di più, che potrebbe sembrare un paradosso. Ed è l'esempio di Cosenza. Cosenza ha cambiato 3 allenatori quest'anno, l'ultimo ha 40 anni, è un ragazzo, si chiama Roberto Chiuzzi, è calabrese, è cresciuto lì, ha sempre giocato in Calabria, ha allenato i ragazzini del Cosenza, ha fatto carriera interna con Braglia, con altri allenatori. Era il vice quest'anno, di con poche partite a disposizione, ha fatto un miracolo, perché ha fatto 22 punti in 10 partite. Il Cosenza a marzo era a meno 9 dalla salvezza. Venerdì sera hanno fatto una festa meritatissima. Ecco, questo per dire che tante volte le alchimie del calcio sono veramente misteriose. Puoi mettere insieme un solo allenatore che va male, ne puoi mettere 3 che vanno bene. Quest'anno gli errori sono stati molteplici. Credo che tutti questi errori siano andati ad inficiare la qualità e come dire, la salute psicofisica di un gruppo. Non si è creato gruppo, non c'è stata squadra, la squadra si è sfilacciata mano a mano e siamo arrivati, come ricordava Totò, ad avere una squadra completamente priva di forza nervosa, muscolare. Se anche si dovesse giocare il play-out, io sono veramente a questo punto pessimista, perché il Perugia è messo quasi in peggio del Pescara, ma quantomeno ha delle individualità migliori, perché sì, basta. Dopo ne parliamo, Daniele, di questa sfida con il Perugia. C'è Andrea Costantini che vuole fare una domanda a Dino Zappacorte e una a Daniele Barone, poi andiamo in pubblicità. Vai, Andrea. Sì, io chiedo a Dino come è possibile in questo. Scusami, in questo Andrea, spaccato, però sì. Mi chiarisci anche quel discorso del Trapani, sì, che aveva avviato perché c'è una postilla. Perché sì. è chiaro che la linea di difesa del Trapani passa per l'emergenza sì. Covid, però dobbiamo ricordare che il deferimento, quando è arrivato, faceva riferimento al mancato pagamento di stipendi e contributi per le mensilità di gennaio e febbraio, con scadenza per fare questi pagamenti 16 marzo. Ora il 16 marzo, che era il giorno ultimo, eravamo una settimana dopo il lockdown, quindi è difficile, ma questo è un nostro ragionamento, che si possa basare il discorso sull'effetto del lockdown, perché si era stati solo 4-5 giorni in lockdown. Andrea, quindi poi c'è anche da aggiungere che non sono stati pagati gli stipendi successivi e la squadra ha fatto la messa in mora. Ha fatto anche la messa gli in mora. Gli però uffici amministrativi sono chiusi, anche i fornitori avanzano. Quindi certo, però questo per dire che se stiamo formalmente anche a quello che è stato l'atto del deferimento, che è inerente il pagamento entro il 16 marzo delle mensilità certo. precedenti, eravamo in lockdown da pochi giorni. Beh, quindi insomma. La domanda a Dino e Daniele. Detto questo, io a Daniele Barone chiedo com'è possibile, se sarà play-out, ricostruire intanto mentalmente questa squadra, che ha delle grandi lacune dal punto di vista tecnico, anche per questi motivi che tutti gli allenatori hanno sempre cambiato modulo, messo giocatori fuori ruolo, ma com'è possibile almeno incidere lì dove si potrebbe fare qualcosa in più, cioè ricostruire mentalmente una squadra che è letteralmente a pezzi? Cosa deve accadere in questi giorni? Fai anche la domanda a Dino, così si prepara. A Dino la stessa domanda, e vorrei anche aggiungere, ma forse ne parleremo dopo, questo fatto anche struggente, cioè di giocarsi la salvezza, se sarà play out, con un allenatore come Massimo Oddo, che ha segnato la storia recente del Pescara, oltre che essere un pescarese. Daniele. Ma mi verrebbe da fare una battuta amarissima, cioè ci vuole veramente un miracolo, perché io in questo momento, ma da qualche settimana, vedo una squadra, l'ho detto prima, spenta, vuota, senza anima, senza un'idea. Sottile non mi sembra sia, siamo un po' tutti d'accordo, riuscito a dare una scossa di nessun tipo a questa squadra. Il rientro di Galano non credo, lo ha dimostrato anche a Verona, non credo possa dare tecnicamente qualcosa in più, perché Galano da solo non può vincere le partite o non può vincere uno spareggio, se tale fosse così tanto importante. Non so, io credo che si debbano isolare, debbano parlarsi, guardarsi negli occhi, guardarsi in faccia, cercare davvero di cavare il sangue a questo punto da qualsiasi
da qualsiasi cellula del corpo. Io ho visto anche giocate molto sufficienti, superficiali, ho visto giocatori giocare in punta di piedi, qui ci vorrebbe qualcosa. Tutti d'accordo che l'unico da assolvere è Vincenzo Fiorillo. Sì, tra l'altro venerdì, Enrico, mi sembrava di rivedere il film di Venezia, cioè Fiorillo che fa Venezia con la salvezza di Pillon, Fiorillo che fa quella parata pazzesca che poi ci dà la salvezza. Allora l'altra sera ho visto la parata su Garritano e ho pensato, ecco, è fatta, i segni ci sono tutti, si soffre ma alla fine ci si salva. Purtroppo temo che quest'anno il finale possa essere diverso. Per la cronaca, ma solo per la cronaca, ovviamente grida vendetta quell'episodio al 93esimo minuto, un fallo di mano che l'arbitro non ha dato. Solo per la cronaca, perché non deve rappresentare un alibi. Dino, se vuoi rispondere ad Andrea Costantini e poi andiamo in pubblicità. No, io credo, per rispondere ad Andrea al volo, credo che qualora ci fosse, mi auguro, questo spareggio col Perugia, mentalmente sono messi meglio loro. A prescindere adesso da Oddo o Sottili, che alla fine sono due inesperti tutti e due, o esperti, scegliete voi. La squadra umbra è stata violentemente contestata dai tifosi, quindi c'è questo clima difficile. Per quel che posso dirvi, secondo me mentalmente stanno meglio loro, per tanti motivi. Francesco, ci sei? Ma una cosa, se è possibile, Enrico, al volo sì. Proprio. Non ho capito, Dino, scusa. Sì, ci sono. Solo dire una cosa in risposta, scusami per Francesco. Come no, Francesco. Come no, sì. No, solo al volo per la storia del Cosenza, che io ho sì. Tanti clienti lì, curati, pure, c'ho tanti clienti lì, cioè, lì a un certo punto, è verissimo quello che ha detto Daniele, il miracolo, tutto quello che potremmo, a un certo punto un signore che si chiama Stefano Trinchiera, che è sempre stato, diciamo, nell'ombra, che è il direttore sportivo, a un certo punto ha preso in mano la situazione, ha detto adesso ci penso io e faccio come dico io, ha preso Occhiuzzi, non poteva fare altro, ha preso Occhiuzzi, si sono chiusi, ha dato delle direttive ben precise a chi era un pochino marcio e questi sono i risultati. Ma si è capito anche perché Pillon non se l'è sentita più di guidare la squadra? Come, scusa? Si è saputo perché Pillon non se l'è più sentita di guidare il Cosenza dopo per i risultati negativi? Per problemi familiari, non c'entra niente il calcio. Pillon è andato via da Cosenza, lo ricordava il presidente Sebastiani, aveva dei problemi di natura familiare, non voleva stare sì, lontano. Questa è la versione che ha dato Pillon. Ho capito. Volevo sentire. No, siccome c'era stata la dichiarazione del presidente del Cosenza, se c'era qualcosa di nuovo, solo per confermare questa tesi. Non c'era, diciamo che non c'è stata mai comunità di intenti, se non all'inizio quando l'hanno preso, poi dopodiché Pepi si è reso conto che alcune situazioni promesse non erano così, che la situazione dentro lo spogliatoio non era facilmente gestibile, la storia del Covid, la lontananza della famiglia, stare 3 mesi fuori di casa, l'aspetto economico non era granché, ha detto dove devo firmare, arrivederci. In maniera, Enrico, in maniera sì. Molto sintetica, si può essere d'accordo con tutti e con nessuno, perché è vero come dice Daniele che le alchimie del calcio sono le più strane, pensando al Cosenza, mi viene da dire, vuol dire che il Pescara è una squadra nettamente inferiore al Cosenza, dove qui a Pescara 3 allenatori non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa. Per rispondere alla tua domanda di un quarto d'ora fa, cosa pesa di più? Pesa sì l'attaccante non preso a gennaio, ma pesa secondo me non aver capito che andava puntellata anche la difesa, se è vero che nelle ultime 18 gare, metà campionato, il Pescara in una sola partita a Pordenone non ha preso gol ed era il 25 gennaio, con i pareggi si va avanti, la dimostrazione che se venerdì pareggiavamo con il Chievo Verona 0-0, quindi una volta tanto senza subire gol, che subiamo da 18 gare, il Pescara era salvo ed oggi stavamo facendo bene. Discorsi completamente diversi. È vero, come dice Dino, che adesso i presidenti a Pescara, il presidente lo sappiamo che sono anni che fa tutto lui o quasi, sentendosi, chiedendo consiglio magari a Repetto, oggi a Bocchetti, l'altro giorno a qualche altro, e poi lui prende le decisioni. Questa è una squadra scarsa e ai giocatori, per concludere velocemente, dico,
ai giocatori, agli anziani, quindi è inutile che li nomino. Vi vergognate oggi, già che non vi siete vergognati allora, quando Zauri mise in tribuna qualcuno di voi, di come vi siete comportati e tutto quello che avete fatto dopo? Lo sapete, cari anziani, quindi i nomi li conosciamo tutti, non li voglio fare per fare uno sfregio, non li voglio nominare, ripeto, vi vergognate oggi che avete portato il Pescara sul baratro e solo un miracolo o quasi ci può salvare? Allora, non siamo alle battute finali, non del campionato ma della puntata, andiamo in pubblicità, prego soltanto Daniele e Dino se possono restare ancora collegati una decina di minuti, mi date conferma, altrimenti vi salutiamo. Dino e Daniele. Certo. Dino, non Daniele, potremo abbandonarti in questo momento difficile, Enrico. D'accordo, allora pubblicità, grazie, torneremo tra poco. È entrato anche Luca Pennese, ciao Luca, tra poco. FAPA Smart On Specialist. Una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. FAPAimpianti.it. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Zanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo nell'ultima fase di replay, così come siamo entrati nell'ultima fase del campionato. Vado a salutare Luca Penese, il collega Luca Penese che è entrato in piattaforma. Buonasera Luca. Allora parto subito da te. Buonasera. Perché gli altri ospiti hanno già espresso giudizi, visto, anche molto severi, sulla società, sulla squadra, sui tecnici, sull'ambiente. Tu punti l'indice su cosa? Beh, sulla squadra, una squadra che a mio avviso ha dimostrato venerdì sera di non avere amor proprio. Credo che non abbiano avuto rispetto neanche del loro stesso lavoro, perché ho visto scene che non si possono vedere su un campo di calcio, giocatori che non hanno neanche l'intelligenza della strada per portare a casa un risultato che era fondamentale. Io 30 anni fa circa giocavo in prima categoria con una squadra che era a Montesilvano, si chiamava il Mazzocco, del compianto Gianni Darmi, non so Enrico se tu ricordi. Bisognava vincere il campionato di prima categoria per andare in promozione, fino a eravamo primi contro la seconda, giocavamo in trasferta, la partita è durata forse 12 minuti, c'era la determinazione, si aveva la furbizia per far correre il cronometro. Questa era dimostrazione che questa squadra non ha neanche giocatori che hanno l'intelligenza calcistica per portare a casa il risultato. Un disastro totale e una grandissima amarezza. Ecco, le tue sensazioni quali sono? Speri nella giustizia sportiva? Speri in una reazione nella sfida con il Perugia? Perché due squadre che sono davvero in crisi, sia il Pescara sia il Perugia. L'unica speranza a mio avviso è quella di arrivare alla fine dei 210 minuti o 220 tra andata e ritorno più eventuali supplementari, affidarsi alla buona sorte della lotteria dei rigori, perché non vedo questa squadra, non ha secondo me la capacità neanche di poter provare a vincere. È una squadra che ha il cervello completamente andato, l'elettroencefalogramma completamente piatto e non ha secondo me la forza di battere un Perugia altrettanto in disarmo, in difficoltà. Ecco, vorrei chiedere agli altri amici, perché dalla serata di venerdì circolava anche qualche voce sull'allontanamento di Sottil nell'affidare la squadra a quella coppia di bandiere Nobili Repetto. Che ne pensate, Daniele Barone? Ma sarebbe un altro cambio. È vero che si resta in casa, si resta con una soluzione interna, ma io non so quanto. Ovviamente voce non confermata dalla società è stata. Sì, soltanto... sì, certo, però a parte Rico, che mi sembrerebbe veramente la mossa, con tutto il rispetto, l'affetto e la stima che si può avere per Bruno e per Giorgio, però davvero mi sembrerebbe una mossa da disperati e per la disperazione. Vediamo se riusciamo a fare questo play out e vediamo di farlo con chi c'è, l'abbiamo detto prima, cercando di tirar fuori non sudore ma sangue. Beh, se il play out si fa ovviamente con il Perugia, ovviamente facendo affidamento alla giustizia sportiva. Dino subito si è un po' agitato quando ha sentito questa voce. Vabbè, ormai siamo su una barca che sta affondando, quindi con amarezza dobbiamo fare attenzione a tutto. Se proprio dovesse accadere questa ennesima follia, perché per me è un'ennesima follia, però ormai siamo abituati un po' a tutto, e non parlo solo di Pescara, parlo proprio a 360 gradi, molte follie accadono oggi in Italia. Comunque, se proprio dovesse accadere, io farei una cosa mai fatta nel mondo del calcio. Io prenderei, io presidente, prenderei i 4-5 che ritengo senatori, che ritengo indispensabili, che ritengo uomini veri, e gli dico: ascoltate un attimo, questa squadra è in autogestione, facciamo i play-out, comandate voi quattro. Un'autogestione è quella che si... pensava con Bruno Nobili e con Giorgio Repetto, perché sono i due. Beh, che vabbè, possono... allora dobbiamo mettere due pinguini lì, con tutto rispetto, mancherebbe, se ne assumono loro responsabilità. Presidente dice: allora Fiorillo, tu sei il capitano, scendi 4-5, fate tutto voi queste due partite, ma lo diciamo chiaramente, nessuno in panchina ci mettiamo un ragazzo lì che è il team manager, Gesso.
sarebbe proprio il massimo. Così, responsabilità totale. Torniamo alla realtà, perché ovviamente oggi si può dire qualsiasi cosa. E è chiaro che non fuori. Molti hanno detto c'è il silenzio della piazza, un silenzio che fa rumore, però, perché Pescara è questa, sa accettare i verdetti, lo ha fatto in passato, si sa rialzare, ma è un ambiente che è cambiato, lo chiedo un po' a tutti. Parto da Daniele, poi Luca, Dino, Totò e Francesco. Daniele. È cambiato perché c'è stato un allontanamento graduale ma costante della piazza, adesso al di là dei demeriti e delle colpe attribuite o attribuibili a Sebastiani, ma mi sembra che città e squadra si siano ormai parecchio allontanate. Certo, la poca empatia di Daniele Sebastiani ha contribuito in questo. Adesso l'abbiamo detto abbondantemente prima, che poi si abbia ragione o torto, ma il tifoso vede nel presidente una figura a cui dare poco affetto, e quindi di conseguenza alla squadra. Aggiungi che l'effetto lockdown ha moltiplicato questo effetto, perché lo stadio vuoto, sicuramente sì, sicuramente c'è uno scollamento non da ieri, da diverso tempo, ma è uno scollamento reale. È come se la città, Enrico, avesse in questo momento voglia e bisogno di un cambio radicale di marcia. Di marcia? Dino, di marcia, di cammino, di direzione, di passo. Enrico, io penso che il tifoso di per sé, non solo a Pescara, ormai sia cambiato, vuoi per le DASPO, vuoi per tante cose, vuoi per la scheda, la tessera del tifoso. Il calcio, il tifoso nel calcio non è più violento come prima, per fortuna. Per fortuna sono state prese le decisioni che possono aver penalizzato gli ingressi agli stadi, una serie di fattori, però per fortuna, ma sono cambiati loro. Mi sembra un po' di pensare come quando prima facevano saltare le macchine e tutto quanto, adesso un po'. Però non è cambiato il modo di contestare. Cioè, mentre prima ti aspettavano fuori per darti casomai uno schiaffo, uno scudo, quello che sia, o una parapiglia, adesso si attaccano anche i tifosi prevale l'indifferenza, l'indifferenza e la. E la critica social, quella che, ma se vogliamo sono peggio, perché arrivano dappertutto, con lo striscione davanti allo stadio, chi passa lì lo vede, se lo riporta al giornale, bene, dai uno schiaffo a uno, si è preso lo schiaffo. Il social lo vedono tutti, secondo me. Luca? È cambiata la società, Enrico, è cambiato il mondo, i social hanno annacquato un po' tutta la situazione. Dicevi bene tu, una volta magari questa notte, venerdì notte di 20 anni fa sarebbero stati in 4, 500, 1000 fuori allo stadio, all'aeroporto, all'uscita dell'autostrada, all'albergo ad aspettarli, e stanotte invece tutti dormivano, l'altra notte tutti dormivano serenamente. C'è un modo diverso di contestare, poco efficace, con pochi risultati. Magari due schiaffoni, come diceva Dino, avrebbero avuto un effetto maggiore rispetto a tanti insulti che si possono leggere su Facebook. Totò, non è che anche i giocatori approfittano un po' di questa, io ho detto due schiaffoni, questa calma ambientale, o no? Ma non lo so, non credo. Io, secondo me, il problema vero sono proprio questo gruppo che non ha risposto alle attese per incapacità, voglio dire. Poi, Totò, ti chiedo, un gruppo che verrà smantellato il prossimo anno? Secondo me sì, perché non c'è nessun motivo per portarla avanti. Teniamo conto, insomma, le ultime partite ha giocato Maniero titolare, che aveva fatto qualche presenza durante il campionato, Del Grosso che era stato escluso, è ritornato titolare, Spognami, voglio dire, è un gruppo che oramai ha dato il peggio di sé, questo è il problema. Quindi nell'insieme magari nessuno ha la responsabilità diretta, ma tutti hanno la responsabilità. Ecco, comunque Sebastiani, nell'intervista di venerdì sera a Verona con Paolo Renzetti, alla domanda
sul futuro, ha detto chi ha contratto rischia anche di fare la Serie C con noi, cioè ha fatto intendere questo, perché molti giocatori sono sotto contratto, contratti onerosi, quindi se dovesse esserci la retrocessione sarà una retrocessione anche per loro che hanno questi contratti pluriennali. Enrico, scusa se mi intrometto, mi auguro che questa dichiarazione del Presidente che abbiamo sentito venerdì sia nata dalla profonda amarezza, perché oggi è normale che il più dispiaciuto, il più avvilito, il più quello che prova le sensazioni più amare e terribili il Presidente, perché se non dovesse essere solo questa, è una dichiarazione folle, perché basta con Bruno, Scognamiglio, Del Grosso, Drudi. Io a Bettella auguro la nazionale, non la Serie A, la nazionale. No, vabbè, ma Bettella non è che il Pescara giocherà probabilmente con Monza, quindi parlavo dei più anziani, i giovani. Poi dei più anziani, sì, mi auguro che vadano via tutti, basta, anche perché secondo me non possono giocare più neanche in un altro posto, ma a Pescara basta, allora è la fine. Pronto, sei cattivo. Devono andare via tutti, perdonami, perché hanno portato a questa situazione, hanno determinato l'esonero di Zauri, non nascondiamoci dietro un dito, è il gruppo dei vecchi che quattro mesi fa ha fatto la guerra a Zauri e l'ha vinta per colpa della società che ha avallato questa sorta di insubordinazione, a mio avviso. Non so se cosa ne pensate anche voi. Chiedo scusa, a proposito, giustamente come sta dicendo Luca, ricordo ancora una volta che Zauri si è dimesso, ma perché sentiva la delegittimazione del suo ruolo. Certo. Beh, ragazzi, se dopo la vittoria... Probabilmente anche un attaccamento alla società, perché ricordiamo che Zauri, quando... nelle ultime giornate si doveva scegliere Sottil, aveva dato la sua ampia disponibilità a tornare proprio perché è legato a questi colori e a questa società. Poi... infatti Zauri è un professionista serio e io non lo conosco, ma intuisco che sia una persona seria e forse avrebbe fatto il miracolo. Però certo, per quello prima ho detto che si devono vergognare questi giocatori, ma non se il Pescara dovesse retrocedere, per come si sono comportati allora e per come hanno fatto dopo. Andrea, il destino dunque ci porta eventualmente alla sfida con Massimo Oddo, l'allenatore dell'ultima promozione, ne abbiamo parlato anche venerdì sera. Oddo che è tornato sulla panchina due settimane fa, è riuscito a incidere solo nella prima gara, Perugia in piena crisi anche venerdì a Venezia. Assolutamente sì, è una squadra che si è dimostrata essere allo sbando, perché comunque sia anche il Perugia ha il rimpianto che un punto sarebbe bastato per come è finita poi la gara di Verona, perché comunque la classifica avulsa avrebbe poi premiato proprio la squadra di Massimo Oddo. Quindi sarà un play-out tra due squadre malate, come abbiamo detto già venerdì sera. Certo, sulla carta il potenziale che ha il Perugia, soprattutto in attacco, sembra essere un potenziale che può dare una grossa mano a Massimo Oddo, proprio perché lì davanti il Pescara è contato, c'è Maniero, c'è Galano, c'è l'incognita Pucciarelli, e per il resto insomma non è che si possa contare su chissà quale altro. Adesso bisognerà valutare anche le condizioni di Palmiero e Del Grosso, che sono usciti infortunati, soprattutto quello Balzano di, non ci di, sarà. Di Palmiero desta qualche preoccupazione in più. Allora, ultimo giro con i nostri ospiti. Intanto veramente vi ringrazio, perché in questi momenti molti si distaccano dalla realtà, non vogliono parlare. Daniele, tu sei a Milano, fa caldissimo ovviamente anche qui, e vedere la tua squadra del cuore navigare in quel posto dopo che per tanti anni hai raccontato pagine indelebili. Mi racconti cosa hai pensato quando è entrata quella palla di Garritano? La verità. Ho un pensiero che mi insegue e mi perseguita da venerdì sera: ineluttabilità. Cioè, mi sembrava che prima o poi dovesse succedere, c'era la speranza che questo 0-0 lo si potesse portare fino al fischio finale, ma è come se da qualche parte il pericolo ci stesse cascando sulla testa e poi ci è cascato sulla testa. Poi al di là dei romanticismi, penso a che triangolo, Enrico, adesso tra Trapani, Oddo, il Pescara, il Perugia, mi sembra veramente una sceneggiatura. Ricordandoci di quello che accadde appunto a Trapani con Oddi in panchina, con Cosmi in panchina dall'altra parte qualche anno fa. Sì.
la sofferenza del tifoso emigrato è acutissima. Aspettiamo, certo. Ma il mio pensiero è quello di tutti questa sera: grande delusione e grande pessimismo. Totò, quando hai visto Borrelli in campo, cosa hai pensato? Ma non per dare colpe a Borrelli, ovviamente, ma in quel momento, forse anche per coerenza tattica, mettiamo un campagnaro e buttiamo la palla in tribuna. No, non posso ripetere quello che ho espresso, voglio dire, più che pensare, mi sembra una cosa da folle, cioè quella di mettere dentro, nel momento in cui metti Bruno per bloccare il gioco e la difesa 5, e metti un ragazzo che lì davanti non avrebbe mai beccato una palla, quindi sul piano tecnico è stata una sciagura allucinante. E poi niente, insomma, io per esempio avrei pensato che potesse entrare Pucciarelli, voglio dire, ma, sì. Probabilmente un quarto d'ora di Pucciarelli in mezzo al campo da ex Chievo sarebbe stato più utile, comunque anche sul piano tecnico, voglio dire, può darsi, quindi insomma è stata veramente una cosa folle, così come era stata folle del resto la premessa, ripeto, era stato quel Pescara Livorno quando a 30 minuti dalla fine e metti dentro Bruno per bloccare il gioco contro un Livorno che, voglio dire, c'era più paura contro il Livorno addirittura che contro il Chievo. Insomma, questa è una squadra che si era andata a cercare questa situazione. Luca, i giocatori in campo contro un Chievo, contro un Chievo che ha vinto a Suenza Punta, diciamo. Grazie, Totò. Luca, in campo i giocatori potevano fare qualcosa, che ne so, parlarsi, perché il pareggio stava bene anche al Chievo, soprattutto nel momento in cui la Salernitana era passata, era uscita dalla griglia dei playoff. Però questo ma col senno di poi, ovviamente. Sì, ma si poteva parlare, ma bisogna anche essere intelligenti per parlare, Enrico, bisogna essere lucidi, razionali. Chi parla di questa squadra? Io voi a volte, forse sarò io che la vedo male, parlate di giocatori esperti, questi sono giocatori vecchi, non esperti, non hanno capacità, non hanno malizia, non hanno prontezza di reazione. Hanno la capacità di insultare un allenatore quando vengono cambiati e non hanno neanche la forza di chiedere scusa. Memusce, come si voglia pronunciare, è un capitano perché ha 32-33 anni, ma nei fatti, nell'esempio, non lo è il capitano. E chi parla di questo? Chi ha la personalità, il carisma? L'unico che è Campagnaro, che ha 40 anni, è in panchina. Il resto non hanno carisma, non hanno personalità, e la situazione ci ha portato a vivere questo incubo. Quindi Francesco, Dino, ti ho lasciato per ultimo perché con te devo fare anche un altro tipo di discorso. Francesco, tutti via a fine campionato? Sì, sì, tutti via, ma senza, soprattutto parlo degli anziani, ripeto, proprio non ho altro da aggiungere, basta, speriamo che vadano via con il Pescara che comunque potrà ancora giocare in Serie B. Ma io prima della grande paura di Perugia, ho grande paura con la decisione della giustizia sportiva. Una giustizia sportiva, questi hanno la faccia, e non posso dire come perché non è che mi prendo una querela, vado in galera, ossia sono anni che fanno queste situazioni scandalose. A campionato finito, il campionato è finito, ancora non prendono una decisione, sono anni che falsano i campionati e stanno ancora lì tutti quanti questi giudici, io non lo so chi sono, ma è qualcosa di assurdo. Poi io non lo so se dipende dalla federazione, se dipende dalla Lega, se dipende da qualche altro, ma è una cosa vergognosa. Però grazie, nessuno Francesco. Interviene grazie Francesco. Vorrei chiudere con Dino Zappacorta. Non so se vuoi aggiungere qualcosa sul piano calcistico, perché invece devo farti dimmi. Volevo solo dire una cosa a Francesco, ma anche a chi ci sta ascoltando, che è sempre il mio pensiero, può essere giusto o sbagliato, no? Francesco ha detto una cosa sacrosanta che io mi auguro che venga riportata dai maggiori mass media. Daniele, per cortesia, vi ricordate quando siamo andati a Salerno anni fa, che ci hanno tolto un punto e siamo andati là perché dovevamo vincere senza quel punto? E perché dovevamo vincere, ci bastava un pareggio, abbiamo perso e ce l'hanno ridato il martedì successivo.
Ve lo ricordate? No? Ci sono tanti episodi. Dino, quanti anni sono passati? Scusatemi perché devo chiudere. Dino, abbiamo pochi secondi. Voglio chiederti soltanto qualcosa su una tua iniziativa. L'isola di Zeta, appunto la tua almeno proprietà. Almeno diciamo un po', dai. No, 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 questo ci interessa perché vi trasferite al Miglianico Golf, dove ci sarà una cena spettacolo con Tony Esposito. Questo avverrà sabato 8 agosto. Complimenti, perché sarà sempre... Ci sono anche due artisti di fama che non ho messo lì a sorpresa. Va bene. E dillo, no? E dillo, dillo. Chi sono? Non si possono sapere. Tu devi venire, sei mio ospite, lo vedrai in diretta. Va bene. Allora, Andrea, come possiamo chiudere anche questo numero di replay? Aspettiamo queste decisioni. Sì, aspettiamo le decisioni e noi chiaramente con Diretta Stadio saremo pronti a raccontare l'eventuale playout dei biancazzurri. Ringrazio tutti collegati con noi. Daniele Barone da Milano, grazie davvero. Daniele, grazie. Enrico, domani sera arrivo a Pescara. La mia grande speranza è di poter vedere in TV il playout del Pescara. Grazie, ti aspettiamo. Un saluto a Dino Zampacorta che in questi giorni è in Sardegna. Grazie Dino, grazie a Luca Pennese, grazie a Totò della Napoli, Francesco Di Francesco, grazie Andrea Costantino a te a per il supporto e grazie a Maurizio Daqui in regia. Grazie per averci scelto.